Culturalmente dedica questa puntata al tema della prevenzione eh, al cancro eh, della mammella. Sono circa 29.000 le donne eh, operate dal professor Francesco Schittulli, il quale ha eh, scritto 300 riviste eh, circa di carattere scientifico e eh, ha curato la prima pubblicazione eh, non scientifica, ma eh, di carattere eh, anche sociale, unita naturalmente all'apporto scientifico, eh, con il giornalista. Aldo Forbice è intitolato Con il nastro rosa, è il libro che eh, vi mostro alla telecamera e partiamo eh, da questa, dall'analisi di questo libro per parlare ancora una volta di eh, prevenzione eh, del cancro. Grazie professore innanzitutto per aver Grazie. accettato il nostro invito per essere venuto qui negli studi di Telesveva allora, con il nastro rosa, eh, dicevamo è un libro scritto a, a quattro mani con la collaborazione del giornalista Aldo Forbice eh, come è stato strutturato e per quali mh, finalità? Beh, intanto io avevo un rapporto con il dottor Forbice che conduceva zapping eh, su Radio 1 e eh, quando c'erano delle problematiche eh, di interesse oncologico lui mi interpellava. A seguito di tanto, dopo qualche anno, lui ha, avuto, ha ricevuto durante il mese di ottobre delle telefonate da delle donne che chiedevano, mettevano in mostra, in luce, la problematica tumore al seno. Alcune di queste erano pugliesi, allora lui ebbe a telefonarmi e a dirmi perché non mettiamo su un libro che parli di questa esperienza direttamente vissuta in maniera anche attiva da parte delle donne sul vissuto cancro al seno eh, io lì per lì ehm, stentai a, a dar seguito a tanto poi gli dissi guarda se vuoi puoi farlo dice no facciamo così allora cerchiamo di sentire prima delle donne di raccogliere la loro testimonianza e poi vediamo se mh, sarà il caso di scrivere un libro vero e proprio o meno eh, mi chiese delle donne eh, da poter intervistare eh, io mh, tirai fuori una trentina di queste donne pugliesi di ogni età, di ogni ceto sociale, eh, dalla, dal Foggiano sino al Salento e poi eh, diedi eh, il numero telefonico di queste donne operate al seno per un cancro al seno. Lui le, eh, le chiamò per sentire se eh, aderivano o meno a questa iniziativa, cioè se volevano o meno essere intervistate. E mi disse, eh, meravigliato dopo, che non c'era stata neppure una donna che avesse rinunziato a, ta, a detta intervista, per cui lui era già stimolato. Eh, mi chiese di essere qui a Bari un paio di giorni per poterle intervistare tutte. Io diedi la mia disponibilità, naturalmente, io quei due giorni non stetti a Bari. Lui l'intervistò intervistò in maniera autonoma, libera per decidere se eh, mettere su un, un libro, un volume o meno. Dopodiché lui mi chiamò e mi disse: Guarda, è eccezionale mh, mh, ciò che ho scoperto, per cui dobbiamo necessariamente fare questo libro. Eh, scrivere questo libro. Eh, io gli, gli, dissi, gli diedi la mia disponibilità da un punto di vista scientifico tecnico, e lui invece raccontò l'esperienza vissuta da donne. A partire dai 26 anni sino a donne oltre 70 anni, a partire da donne che erano state operate oltre 20 anni fa, sino a chi era stato operato appena due anni, che era la, peraltro la più giovane 26 anni, eh, sul loro vissuto. Ne è venuta fuori una storia che vede una protagonista, ma accompagnata anche da tante altre donne, eh, che parlano di, loro, di questo loro vissuto, eh, un vissuto che poi ha fatto riscoprire alcuni valori che forse erano un po' sopiti, erano un po' accantonati, un, davvero positivo ecco. Professore, il, la ricerca scientifica ha fatto dei progressi per la ricerca appunto sulla, sulle cause e quindi sulle eventuali modalità per combattere il cancro, in particolare il cancro alla mammella. Eh, mh, ripercorriamo l'excursus di questa malattia? Sì, diciamo che... Eh... Rimane ancora il big killer numero uno per quanto riguarda le donne, eh, la prima causa di morte nelle donne tra i 45 e i 55 anni. E questo è, deve destare in noi una preoccupazione, un'attenzione anche particolare. Eh, però la situazione è completamente mutata rispetto a vent'anni fa. Mentre vent'anni fa eh, il cancro alla mammella registrava un'alta eh, mortalità, Oggi noi registriamo un'alta incidenza di casi di cancro alla mammella, cioè di anno in anno aumenta il numero dei tumori alla mammella. Quest'anno nel nostro paese stimiamo che saranno 46.000 le donne che svilupperanno un tumore al seno, alle quali sarà diagnosticato un tumore al seno. Però se è vero che aumentano i casi di cancro alla mammella ogni anno, è altrettanto vero che ogni anno la mortalità tende a diminuire, quindi ci si ammala di più, ma si muore di meno. Ci si ammala di più per cancro alla mammella essenzialmente per due motivi. Il primo è perché è aumentata l'aspettativa di vita e quindi sono aumentate le possibilità di sviluppare questa malattia. E il secondo motivo è legato al fatto che sono aumentati i fattori di rischio, cioè quegli elementi che inducono a sviluppare un tumore. Si muore di meno invece per tre motivi. Il primo perché oggi disponiamo di una diagnostica strumentale molto più, più attenta, più precisa, più puntuale, più sofisticata, che ci consente di scoprire dei tumori eh, piccoli, di pochi millimetri, tumori in fase iniziale. E quando io scopro un tumore in fase iniziale di pochi millimetri al seno, beh, quel tumore ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso. E il processo di metastatizzazione, cioè che quel tumore possa diffondersi in altri organi o apparati, è pressoché nullo. E allora io do anche, offro un incentivo alla donna nel sottoporsi a determinati controlli, a determinati esami strumentali, perché in questo modo garantisco maggiormente la guaribilità, non la curabilità, la guaribilità, non solo, ma non vado a toccare neppure questo organo, conservando la sua integrità perché l'intervento... Chirurgico diventa sempre più limitato, sempre più conservativo e quindi ehm, ho il rispetto anche da un punto di vista cosmetico, da un punto di vista estetico di, della mammella del seno che è il simbolo della femminilità. Non dimentichiamo che il seno svolge tre nobili funzioni: una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale, è quasi l'organo eh, che noi intravediamo come deputato alla continuità della specie umana in virtù dell'allattamento. Ecco, queste sono le motivazioni per le quali eh, stiamo cercando di sviluppare, di sensibilizzare ulteriormente la donna alla cultura della prevenzione come metodo di vita. Eh, questo ci viene facilitato e questo è uno dei motivi eh, per i quali si muore di meno, perché la donna sa dell'importanza. Quindi sa di poter avere degli strumenti diagnostici molto più precisi rispetto a ieri. Ieri noi non avevamo l'ecografo con mezzo di contrasto con l'astosonografia, non avevamo il mammografo digitale, non avevamo la risonanza magnetica. Oggi noi disponiamo di queste apparecchiature e quindi la donna sa di questo. Sa anche di terapie mediche eh, più personalizzate, di farmaci a bersaglio, di farmaci intelligenti che impediscono lo sviluppo di altre cellule tumorali, uccidendo le cellule malate, le cellule eh, tumorali. E il terzo motivo è proprio quello di questa conoscenza, di questa informazione della donna, che vuol sapere, vuol conoscere, per saperlo meglio affrontare. E lo sta affrontando con lo stesso spirito con il quale anche le nostre madri hanno affrontato il tumore al collo dell'utero. Oggi non c'è nessuna donna italiana che possa morire di tumore al collo dell'utero perché tutte le donne sanno dell'importanza del pop test che viene eseguito non appena inizia l'attività sessuale e periodicamente viene seguito questo esame e là dove una donna scopre un tumore al collo dell'utero con un piccolo intervento ambulatoriale addirittura un intervento chirurgico eseguito in dei sargeri eh, viene effettuata una conizzazione ma la donna rimane nella sua integrità sia come madre sia come eh, donna e quindi sia per quanto riguarda i rapporti sessuali sia per quanto riguarda la maternità la stessa cosa noi dobbiamo cercare di indurre di far capire ma questo lo sta capendo molto bene la donna dell'importanza della diagnosi precoce che è l'arma vincente contro il cancro ieri noi oggi abbiamo una guaribilità rispetto a ieri eh, dell'85% di tutti i tipi di cancro alla mammella dove il nostro cruccio, è che potremmo arrivare oggi 2014, a guarire il 98% delle donne che presentano un cancro al seno se mettessimo in atto gli strumenti a nostra disposizione. Quindi perdiamo migliaia di donne perché si arriva tardivamente alla diagnosi precoce, perché non ci prendiamo cura di loro in tempi reali. E questo è il. Primo grosso problema. Il secondo problema che dobbiamo affrontare è che il 30% di tutti i tipi di cancro al seno si registra al di sotto dei 50 anni. Quindi io mi devo far carico in istituzione di prendermi cura delle donne che hanno dai 35-40 anni in su e devo far seguire loro, devo garantire che a loro sia possibile seguire una ecomammografia mammografia annualmente a partire dai 40 anni vita natural durante e non come accade ora, che dovrebbe essere biennalmente ogni due anni, dai 50 ai 69 anni, come se prima quel 30% di donne che sviluppa il cancro al di sotto dei 50 anni non esistesse o come se dopo i 69 anni la donna può anche sviluppare un cancro e non ci interessa. C'è poi professore un altro fattore che è quello dell'alimentazione, una sorta di ricetta forse la più importante, la più efficace che si dovrebbe seguire sin da tenera età per prevenire non solo il cancro alla mammella. Certamente sì, perché questo rientra in quella che è la logica della cosiddetta prevenzione primaria. La prevenzione primaria è la prevenzione che è mh, affidata ad ogni singola persona e che riguarda essenzialmente la corretta alimentazione, cioè un'alimentazione di tipo mediterraneo, con un consumo soprattutto di frutta fresca e verdura, una regolare attività fisica, la lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale. Ecco, basterebbe che noi mettessimo in atto questi comportamenti, che noi assumessimo queste abitudini di vita corretta, che già allontaneremmo il 65% di tutti i tipi di cancro, perché la errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro e il tabacco insieme all'ambiente, intendendo per ambiente quella, eh, le sostanze che vengono prodotte a livello di cancerogenicità ambientale e professionale, rappresentano il 30% di tutti i tipi di cancro. Già inquadrando soltanto questi due aspetti noi abbatteremo sensibilmente i eh, tumori, in particolare anche il tumore della mammella, perché anche il tumore della mammella, ripeto, è il big killer numero uno. Ma nella sfera complessiva possiamo parlare anche di altri tumori nei confronti dei quali noi possiamo essere vincitori e quindi superarli, vincere. Mi riferisco al tumore al polmone, al tumore al colon retto, al tumore della prostata, al tumore della cute, del cavodale. Ecco, sono tutte patologie nei confronti dei quali noi possiamo uscire vincitori se mettessimo in atto i presidi, gli strumenti a nostra disposizione per una diagnosi precoce c'è un opuscolo della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, della quale naturalmente lei è presidente nazionale, ehm, che è stato preparato una sorta di vademecum con una serie di consigli che sono stati messi a punto perché eh, ogni donna possa prendere coscienza dei rischi della malattia e soprattutto fare prevenzione, anche con degli esercizi che potrebbe fare eh, in casa, appunto, eh, esercizi mh, semplici per poter eh, percepire eh, eventualmente anche il rischio di poter avere noduli al seno, e insieme a questo, poi anche i dieci comandamenti che addirittura la Lilt Bat quindi ha, messo, ha, ha realizzato. Parliamo anche di questi, visto che siamo proprio nel territorio della Bat. Sì, la Lilt Bat è una sezione provinciale molto attiva che in effetti devo dare atto al suo commissario, Michele Ciniero, che si prodica a diffondere proprio la cultura della prevenzione come metodo di vita nei confronti del, dei, di, di quella che è la patologia più crudele, più antica che abbia colpito l'essere umano, cioè il cancro. E il suo attivismo sta proprio nel saper diffondere ad ogni livello, da quello scolare, quindi dal, dalle prime... Classi scolastiche, anche dalle scuole materne sino a ceti a adulti. Dico questo perché anche in quell'opuscolo che, che ha menzionato ci sono degli esercizi e c'è anche una metodica per insegnare alle nostre ragazze, alle nostre figlie, alle sedicenni, 17 diciassettenni, 18 diciottenni come effettuare l'autopalpazione. All'inizio questo sembrerà un esercizio quasi superfluo, le ragazze ci rideranno e ci scherzeranno sopra, però se lo eseguono periodicamente ogni mese per 5 minuti al, giorno, al mese, beh, alla fine dopo 10 anni conosceranno benissimo il proprio seno, il proprio corpo e quindi potrebbero accorgersi di qualche alterazione, di qualche cambiamento, di qualche mutamento a livello... Del proprio seno e rivolgersi dal proprio medico dicendo, dottore, ho scoperto questo nodulo che qualche mese fa non c'era. Questo perché? Perché il 55% di tutte le nostre donne pugliesi scoprirono loro stesso di avere un nodulo alla mammella e si rivolgono al dottore dicendo, dottore ho scoperto questo nodulo. Prima si scopre, meglio è ecco la diagnosi eh, precoce. E questo serve proprio alle donne anche per conoscere l'esistenza di questo problema e quindi per avvicinarsi a questa problematica, per chiedere alle istituzioni di prendersi cura di loro e quindi di effettuare esami, ecografie e mammografie, per investire in salute e non in malattia. Noi dobbiamo cercare di tenere le nostre donne, che sono preziose, ci mancherebbe altro. Un mondo senza uomini può esistere, un mondo senza donne non esiste. E allora noi dobbiamo cercare di mantenere viva, sana, l'immagine stessa del, della donna e questo è un compito che le istituzioni dovrebbero sapere affrontare ma che sino ad oggi almeno nel nostro territorio purtroppo non è stato affrontato. Ha fatto un riferimento anche se, eh, sfiorandolo eh, relativo alle strutture e ai mezzi a disposizione che abbiamo per eh, prevenire eh, la malattia, il cancro ma non solo, eh, quanti passi ha fatto la Puglia? in questi ultimi anni è andata di pari passo alla ricerca scientifica o eh, spesso le donne hanno dovuto fare i conti anche con i ritardi magari della burocrazia e quindi sono state costrette a darsi da fare diversamente. Per ogni cancro eh, alla mammella che si scopre, al di sopra del centimetro per ogni cancro dovrebbe sorgere un problema morale, etico da parte di chi ha la responsabilità della conduzione politica della sanità nella nostra regione. Purtroppo non ha fatto dei passi in avanti, anzi la situazione sanitaria nella nostra regione, nel nostro territorio è catastrofica. Abbiamo la fortuna di avere però eh, delle professionalità, dei medici molto valenti, dei professionisti valenti, degli operatori sanitari anche che si sanno dedicare, che si dedicano. Però abbiamo delle negatività che sono dovute alla eh, disorganizzazione, alla burocratizzazione, alla tassazione anche sulla sanità e poi a questa politicizzazione che c'è nell'ambito della sanità che certamente non giova a nessun cittadino e tantomeno alla donna. Eh, torniamo a parlare del libro, professore, di cui è stata fatta anche per la provincia Bat una campagna di sensibilizzazione, di divulgazione del libro eh, con la presentazione appunto dello stesso nel Palazzo di Governo della Bat in Prefettura, ci sono anche delle immagini che eh, la regia sta mostrando. Eh, quale tra queste esperienze eh, raccontate nel libro l'ha entusiasmata maggiormente unendo magari il buon risultato eh, della lotta alla malattia con il Filo umano e eh, psicologico di, del quale non abbiamo parlato, ma che è più importante di tutti gli altri nel risultato totale eh, appunto della, della lotta alla malattia. Intanto eh, sento il dovere di ringraziare anche eh, il prefetto di, della BAT eh, che eh, ha voluto. Presentare questo libro proprio nel palazzo del governo, nel palazzo della Prefettura a Barletta, per conto proprio della BAT. Per quanto riguarda l'esperienza, io credo che proprio la protagonista sia l'espressione più emblematica che lo stesso Aldo Forbice, il coautore del libro, ha portato avanti. Una donna, una professionista, un insegnante di lingue sposata ad un ambasciatore che vive, che non è fantasia, è realtà, che ha due figli, due figli adottivi peraltro, e che ora vive in Puglia, mentre quando ha scoperto il cancro viveva in un paese dell'Africa, dove il marito era ambasciatore, e poi venne qui, venne, lasciando il marito, venne a farsi operare dal sottoscritto a Bari. E questa esperienza è ricca perché entusiasma anche sotto l'aspetto umano. Si riscoprono quei valori della vita che magari prima erano sottaciuti o sottomessi, il valore proprio della vita, l'amore per la vita. E questo è un fatto estremamente positivo. Ed è un messaggio anche non soltanto di, di, di speranza, di fiducia, ma di certezza del, dello stato di benessere nei confronti di una malattia che stiamo ormai sconfiggendo. Eh, professore, qual è il suo sogno eh, anche di qui a breve nell'arco di... di anzi, innanzitutto le chiedo, lei si pone ogni anno delle, degli obiettivi, cioè come ha fatto una stima sulle possibili eh, donne, sul numero possibile di donne che... È possa malarsi nel prossimo anno, credo che faccia anche delle stime per i risultati che vuole ottenere. In seguito qual è il suo obiettivo? Io so che l'anno 21 i casi di cancro al seno nell'ambito del nostro paese aumenteranno almeno di 2.000 casi, quindi saranno 48.000, così stimiamo, le donne che l'anno 21 nel 2015 svilupperanno il cancro al seno e quindi un maggior impegno anche professionale da parte mia, ma nello stesso tempo so che la mortalità decrescerà perché ci saranno sempre più donne che si avvicineranno alla diagnosi e quindi ad una diagnosi precoce che seguiranno questi esami e vedranno quando il tumore è di pochi millimetri. Al di là di tanto il mio sogno è quello di poter deporre il bisturi, cioè di non avere più a che fare con il tumore della mammella e di potermi eh, riposare, tra virgolette. Eh, invece continuo questa attività eh, di sala operatoria due o tre volte alla settimana e eh, lo faccio con molto amore, con molto... Non, non vivrei senza questa opportunità, eh, questo che è un mio obbligo, che è la mia mission vera, perché eh, io ho deciso di fare il medico, l'oncologo, il senologo, proprio per potermi prendere cura eh, delle donne, le donne che hanno un valore insuperabile rispetto a noi uomini. Eh, abbiamo parlato della, della Lilt e del rapporto, anzi della mh, prevenzione nell'ambito dell'alimentazione, però siccome siamo nel territorio della BAT non possiamo non fare il riferimento all'olio extravergine di oliva che è stato scelto proprio dalla Lilt come simbolo per la lotta al cancro. Sì, sono 14 anni oramai che noi su tutte le piazze italiane, nella settimana dell'avvento della primavera, quindi verso il 21 marzo, in quella settimana diffondiamo sulle maggiori piazze italiane il nostro olio extravergine di oliva, proprio perché sappiamo delle proprietà salutari, benefiche dell'olio extravergine di oliva. Ed il nostro olio, non perché io sia pugliese, non perché io sia... Figlio della Muggia, ma il nostro olio è il migliore eh, in assoluto eh, degli oli. Soltanto che dobbiamo cercare di diffondere anche la cultura del consumo del nostro olio extravergine di oliva partendo proprio dalle scuole materne, dal, dall'asilo, dalle scuole di infanzia. Perché se io vado a, a, a posare una boccettina di 5-10 cc di olio extravergine di oliva eh, sul tavolinetto eh, da, da, da mensa del bambino, e gli insegno è che 4-5 gocce di olio extravergine di oliva sulla minestrina fanno bene. Il bambino andrà a casa e dirà che io voglio l'olio extravergine di oliva e quindi anche i genitori diventano un educatore di noi genitori e anche i genitori tenderanno a consumare l'olio extravergine di oliva. L'essenziale è che sia olio extravergine di oliva vero e quindi diciamo tra virgolette non strano. E non spacciato per olio extravergine di oliva pugliese, e non essere olio extravergine di oliva pugliese. L'olio extravergine di oliva non fa bene soltanto ai tumori della mammella, ma anche ai tumori dell'apparato gastroenterico, che eh, sono la seconda causa eh, come incidenza di tumori né, sia negli uomini che nella donna, e complessivamente al primo posto, quindi, ma anche di altri tumori, come per esempio il tumore della prostata, il tumore della vescica. Quindi è importante un'alimentazione corretta. Il nostro olio extravergine di olive è l'oro verde a nostra disposizione. Grazie professore. Allora il tempo a disposizione è terminato, però eh, ci piacerebbe concludere con delle, ripetendo delle parole eh, preziosissime che lei ha detto nei confronti delle donne. Non perché io sia del genere femminile, ma è, è una, una cosa preziosissima e nobile quella che ha detto e eh, che si unisce poi alla preghiera eh, di Giovanni Paolo II, eh, che poi la Lilta, dedicata appunto alle donne, alla maternità, al senso della maternità, e che poi la DILTA ha scelto anche come sorta di carta d'identità nazionale, quindi lei condivide eh, in pieno. Eh, intanto ringraziamo il professore e le, naturalmente le auguriamo il massimo dell'impegno e dei risultati per la lotta al cancro, perché poi alla fine, eh, insomma, per la donna che viene curata e viene salvata, da un'altra vita Lepo il medico rappresenta quasi una divinità nel senso che è un salvatore ecco, quindi è una figura importante il, la sua oltre all'impegno che profonde in questo settore e allora grazie e tanti auguri di grazie, buon lavoro per il suo impegno con la Lilt ma anche come medico come oncologo grazie anche a Michele Ciniero che promuove sì. eh, il volontariato e la, 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 la prevenzione proprio del cancro eh, alla malattia a Mella nel territorio della Batma, a tutti i soci i volontari che operano in questo come in tanti, altri, in tanti altri settori, in tante altre associazioni. Grazie a tutti per averci seguito. Culturalmente torna il prossimo giovedì con un altro approfondimento. Arrivederci! Sì.